tutte le volte che si parla di Milan, insomma, mi rendo conto che è stata parte fondamentale della mia vita, quasi metà della mia vita, 20 anni, faccio 40 anni fra un mese, quindi con curiosità di chi, come tutti voi penso, sia interessato a capire come va a finire questa faccenda. Penso che tutti siano, anche dall'interno, i primi siano come dirigenti, i ragazzi che lavorano, molte volte ci si scordano che ci sono anche persone in sede che devono lavorare, devono programmare dei lavori, oltre chiaramente che all'allenatore, i giocatori secondo me sono quelli che la vivono probabilmente in maniera più distaccata, perché come ha sempre giustamente detto Vincenzo, alla squadra, diciamo dal punto di vista pratico, non è mai mancato il supporto per tutto quello che era la logistica. È chiaro che da adesso in poi l'allenatore in primis, i giocatori, ma anche tutto l'ambiente Milan ha bisogno di sapere bene come saranno le cose. Parlando pochi giorni fa con Cristian Abbiati, ha detto: se dovessero chiamarmi io ci andrei di corsa. Se Fassone ti chiamasse per entrare nella nuova società? So, io ma ai tempi, già questo è un discorso che mi è stato fatto un po' di tempo fa, io le richieste, gli eventuali colloqui, secondo me è giusto farli. Poi nella vita ti possono proporre tante cose, dipende dai ruoli, però non puoi pensare di poter chiudere una porta a prescindere, quindi se volessero parlare con me non lo so, ma sono discorsi secondo me prematuri, cioè prematuri prima dovranno pensare ad altro. Beh, è lì, cioè, è lì con merito. Tu impari di Montella con, diciamo, considerato tutte le vicissitudini, tutto quello che è successo, anche diciamo delle limitazioni a livello di mercato che sono successe, ha tirato fuori assolutamente il meglio da questa squadra, gli ha dato, molte volte parliamo di anima, in realtà il Milan secondo me è una squadra che riesce sempre a stare in campo con dignità, difficilmente esce dalla partita in maniera clamorosa. Non ricordo partite in cui il Milan sia stato sovrastato, anzi, ricordo partite in cui ha sofferto, ma anche all'interno di partite sofferte, a Roma con la Lazio, la prima che mi viene in mente, o anche a Napoli il primo tempo, però poi ha delle qualità dentro, ha delle certezze che gli permettono anche all'interno di una partita difficile di tornare. Cioè, come se tu guardi una partita del Milan e dici: prima o poi passano 10, 15, 20 minuti in cui prendono in mano la situazione. Gigio è pazzesco, un personaggio. Non arrivi secondo me a destare determinate attenzioni semplicemente con le doti tecniche, questo è quello che salta all'occhio anche di lui. Cioè, ti rendi conto di avere a che fare con un ragazzo ben strutturato nonostante tutto, e questo fa sì che l'attenzione intorno a lui sia maggiore. Le doti tecniche non lo so, parlo da uno che lo guarda e si emoziona, quindi questo basta. Ma un po' mi hanno stupito in primis, mi hanno stupito perché al di là di tutto le ritenevo un po' strane, non penso di aver fatto qualcosa per meritare un'attenzione di un certo tipo, anzi penso di essere sempre stato obiettivo e oggettivo, soprattutto nel valutare tutto l'operato della squadra. Un po' sinceramente mi è dispiaciuto, insomma, per me il Milan è stato è tuttora un pezzo, come ho detto all'inizio, quindi vedere che qualcuno magari abbia preso l'occasione, magari da parte di qualcuno, per insultare, siamo umani, mi ha dato un po' fastidio, quello sì.